Siamo in diretta dal santuario di Santa Maria delle Grazie, dove tra pochi minuti comincerà l'ora della madre. È una antica liturgia che risale addirittura ai primi secoli della Chiesa d'Oriente e d'Occidente e che si è mantenuta viva soprattutto nella Chiesa bizantina. Ci aiuterà a metterci in sintonia con il dolore di Maria, vissuto per la morte di suo figlio. Come il Venerdì Santo è considerata la giornata che coincide con l'ora di Gesù, perché in quel giorno Cristo si è dato totalmente per i suoi, il Sabato Santo, ponte ideale tra il venerdì di Passione e la domenica di Pasqua, è l'ora in cui la madre ha unito il suo dolore a quello del figlio per la redenzione dell'umanità. Presiederà questa celebrazione dell'ora della madre fra Nicola Monopoli, responsabile della pastorale giovanile del santuario di Santa Maria delle Grazie, all'interno del quale è stata già collocata dinanzi al presbiterio questa antica statua della Madonna Addolorata, che ha questo pugnale infitto nel petto, nel cuore, quasi a rendere visibile quella profezia che il vecchio Simeone fece quando accompagnò il piccolo Gesù per presentarlo al Tempio, profetizzando quell'acuto dolore che avrebbe sentito nel suo cuore, nel suo petto, quando quel bambino, divenuto adulto, sarebbe stato crocifisso e avrebbe avuto la madre tra le sue braccia il corpo esanime del figlio Gesù. Tante volte anche Padre Pio ha meditato il dolore di Maria unitamente ai dolori della passione di Cristo. E oggi ci invita ad unirci a Lui in questo che è stato il luogo nel quale ha celebrato le sue ultime Eucaristie, a considerare il sacrificio di Cristo, che Egli riviveva particolarmente, anche misticamente, nel momento della consacrazione durante le sue celebrazioni eucaristiche. Ed è significativo che all'altare ogni volta lui veniva accompagnato da Maria, lo ha scritto in alcune sue lettere, perché Maria continua ad essere presente ai piedi della croce, così come lo è stata fisicamente in quel momento quando suo figlio si è immolato per l'umanità, continua ad esserlo intorno al nuovo Golgota, che è rappresentato da ogni altare sul quale si celebra l'Eucaristia. L'espressione di tutta la Chiesa redenta che attende trepida l'alba della risurrezione. Oggi dunque, Sabato Santo, viviamo l'ora della Madre. L'abbiamo contemplata ai piedi della croce, indossibilmente unita nel dolore e nell'offerta del Figlio. Ed ora lei, la Madre della Chiesa, vive la prova suprema della fede. In questo giorno tutta la Chiesa si raccoglie nel suo cuore, cuore di madre, dicono gli antichi autori, e in lei fioriscono le speranze e le attese del mondo. Iniziamo la celebrazione con il canto.
cosa sarebbe successo di lui, e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle che ci ascoltate, ieri abbiamo celebrato con pietà commossa il mistero della passione e morte del Signore. Oggi Cristo riposa nel cuore della terra, dopo aver compiuto interamente la volontà del Padre. Ma non tutto è ancora compiuto. La passione di Cristo capo si prolungherà fino alla fine dei tempi nelle sue membra, fino alla Pasqua che sorgerà eterna quando Egli ritornerà glorioso. In questo cammino di passione e di compimento, Maria ha il primo posto. È la donna della fede e la madre di tutti i viventi. In questo grande sabato, la fede di tutta la Chiesa, la speranza di ogni creatura sta nel cuore della madre. È lei l'unica luce nell'oscurarsi del mondo, che crede contro ogni evidenza, che spera contro ogni speranza. Per condividere con lei questi stessi sentimenti, chiediamo ora umilmente perdono a Dio, riconoscendo i nostri peccati. Padre Santo, che non hai risparmiato al tuo Figlio unigenito la passione e la morte per giungere alla risurrezione, mi hai lenito alla madre sua che amavi l'abisso del dolore e il tormento della prova. Abbi pietà di noi. Cristo Signore, che deposto con il corpo in un sepolcro, con l'anima agli inferi, hai lasciato la madre tua in balia della tristezza, ma hai sentito la sua fede e il suo amore seguirti con forza oltre la tomba per gridare in anticipo la tua risurrezione. Abbi pietà di noi. Spirito del Padre e del Figlio,
che hai misteriosamente fecondato il lungo doloroso travaglio della Vergine perché diventasse madre dell'umanità redenta e richiamasse a vita in peritura il figlio sepolto. Abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. O Dio, sapienza e pietà infinita, che tanto ami gli uomini da volerli compartecipi con Cristo del tuo eterno disegno di salvezza, fa che riviviamo con Maria la forza vitale della fede che ci ha fatti tuoi figli nel battesimo e con lei attendiamo trepidanti l'alba della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. La tradizione giudaica vede in Abramo il padre nella fede del popolo di Israele. L'autore della lettera ai Romani lo riconosce padre di tutti i credenti. Egli è figura di Maria, madre universale della nostra fede. Dalla lettera ai Romani. Fratelli, eredi si diventa per fede, perché ciò sia per grazia e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Infatti sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli. È nostro padre davanti a Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Parola di Dio. Un celebre autore bizantino del IX secolo, Giorgio di Nicomedia, nell'omelia del Sabato Santo presenta la Vergine accanto al sepolcro in vigile attesa della resurrezione del Cristo. Mentre infittiscono le tenebre sui cuori, nell'anima della madre inizia, pian piano, come luce mattutina, l'alba della resurrezione. Ascoltiamo questo testo ricco di spiritualità e poesia. Dai discorsi di Giorgio di Nicomedia Vescovo. Ritengo che alla madre fu dato per prima l'annuncio della risurrezione, come infatti gioì dell'ineffabile incarnazione, così esultò per l'apparizione e lo splendore del figlio risorto. Era la madre. A lei furono affidati i misteri dell'incarnazione. A lei sola il Signore mostrò i prodigi della risurrezione, in modo più alto che agli apostoli e alle donne fedeli, al di sopra della stessa comprensione delle intelligenze angeliche. Perciò, immediatamente e prima fra tutti, l'avvolse la luce radiosa, il lieto fulgore della risurrezione. Era giusto, infatti, che per prima accogliesse la gioia del mondo colei che a noi
fu causa della pienezza del Gaudio. Lei, cui vennero affidati i misteri celesti. Lei, che nella passione di Cristo fu trapassata da innumerevoli spade. Era giusto che, come ebbe parte ai patimenti del Figlio, ne pregustasse la gioia divina. O Signora, che per prima l'hai visto ed annunziato, svela anche ai nostri cuori il fulgore di Cristo, nostra dolcissima luce. A Lui la gloria, l'onore e il rendimento di grazie, col Padre e con lo Spirito Santo, ora e sempre e per i secoli dei secoli. Amen. La deposizione e la sepoltura di Cristo è il preludio della Pasqua. Il Signore uscirà da un sepolcro nuovo, come era nato dal grembo della madre, serbandolo intatto. Ci mettiamo in piedi. Dal Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende, insieme con oli aromatici, come è usanza seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, questo giorno è definito aliturgico. In modo particolare è proprio il silenzio, il contesto giusto per vivere queste ore in sintonia con tutti i credenti nell'attesa della Pasqua. Tuttavia, vogliamo in qualche modo ritrovarci, per così dire, quasi alla spicciolata, in modo informale, e ritrovarci accanto al sepolcro, nei pressi del sepolcro dove fu deposto nostro Signore, proprio in compagnia di Maria, colei che, nonostante il buio che avvolse l'umanità intera, come raccontano i Vangeli, si fece buio su tutta la terra, è presente e porta con sé la sua lampada, la sua luce, espressione della sua fede incrollabile. Tante volte questa espressione, quella riferita proprio al buio totale che avvolse il mondo intero, probabilmente ci avrà anche incuriosito. Come può essere possibile che il sole abbia terminato di svolgere il suo servizio a favore del mondo intero? E credo che qualcosa di simile ciascuno di noi lo ha percepito, lo ha vissuto, in modo particolare quando vive un grande dispiacere e in particolare una grande perdita. Davvero ci sembra che il mondo non abbia più colori, non abbia più gusto, non abbia più sapore né prospettive. Ecco, questo buio che in qualche modo riflette una vera e propria morte del cuore è quello che tanti di noi forse hanno sperimentato o sperimenteranno, perché questa vita non può darci, per quanto bella e dono di Dio stesso, comunque non può darci tutte le risposte che il nostro cuore desidera. E allora, in modo particolare, anche questa espressione, il mondo avvolto dalle tenebre, può davvero anche
in qualche modo interpretare anche la sofferenza di questi giorni, un male, un mistero che avvolge l'umanità intera, che però ha un desiderio grande, perché proprio il Signore l'ha messo nel cuore di ogni uomo, di luce, di sole, di Pasqua. E allora questo ci dà la possibilità in modo particolare di sperimentare questo desiderio comune, questa partecipazione a questo desiderio della luce che solo il Signore può darci. Ora, dicevo, ci ritroviamo accanto al sepolcro di nostro Signore. E in questa nostra presenza ci sentiamo gli eredi naturali di Giovanni, il Battista. Noi accanto a Maria, che Gesù dalla croce ci ha donato e ci ha dato per custodire e per essere custoditi da lei. E questo ci dà la possibilità in questo momento di compiere una sorta di pellegrinaggio virtuale insieme presso i nostri cimiteri. Tutti noi sappiamo che cosa significa fare questo pellegrinaggio, non solo il 2 novembre. Che cosa significa in quel luogo, nel silenzio, ripensare ai sorrisi, alle parole, ai momenti belli e tutti questi pensieri impastati con le lacrime e le preghiere. E oggi, insieme con Maria, in qualche modo vogliamo rappresentare tutta questa sofferenza, tutte queste lacrime, tutti questi pensieri, così che in qualche modo quest'ora della madre possa diventare l'ora del papà, l'ora del figlio, l'ora della nonna, del nipote, dell'amico, tutte le relazioni in qualche modo segnate profondamente dalla sofferenza più forte che possa esistere, quella della distanza impenetrabile della morte, che ci distanzia almeno fisicamente dalle persone che abbiamo amato e che ci hanno amato. E allora siamo qui non semplicemente per piangere, siamo qui per un motivo nuovo che solo Cristo poteva dare a noi la possibilità di vivere, e cioè il motivo dell'attesa. Ogni cristiano in qualche modo vive in sé la vocazione dell'attesa di un appuntamento, aspetta qualcuno. Tutti noi non viviamo semplicemente ripensando alle cose belle del passato, che sono state semplicemente un anticipo di quello che avverrà, e quindi questo ci pone come uomini in prospettiva del futuro. Chi di noi non vive questa prospettiva è destinato semplicemente a piangere e a piangere di disperazione. Ma questa non è la vita che il Signore ha pensato per noi, e in modo particolare siamo abilitati a pensare, a credere a tutto questo proprio per la resurrezione di nostro Signore. Maria è accanto a quel sepolcro e attende il suo figlio che ritorna glorioso, e con Maria tutti quanti noi che attendiamo i volti, gli occhi luminosi delle persone che appartengono a Cristo. Ecco, molti dicono che oggi Cristo dorme nella sua tomba, nel suo sepolcro, nel cuore della terra. In realtà forse non è proprio questa l'espressione più esatta. Dicono i teologi che oggi Cristo è tornato negli inferi, che non è l'inferno, ma è proprio il luogo dei morti, per abbracciare tutti gli avi, tutti coloro che lo hanno preceduto, possiamo dire tutta l'umanità, tutte le generazioni, di tutti i tempi, di tutti i luoghi, perché tutti possano essere partecipi del suo progetto di resurrezione. Altro che sonno. Questo ultimo lavoro, questo tocco, potremmo dire ultimo dell'artista, rende questo progetto davvero inimmaginabile. Ed è il progetto che il Signore porta a compimento nella vita, nella storia dell'umanità, ma anche personalmente nella vicenda di ciascuno di noi.
una sottolineatura per quello che riguarda, ecco, questo contesto prezioso, dicevamo, che è quello del silenzio, nel quale tutti questi pensieri, queste verità della fede, siamo chiamati in modo particolare a meditare e a ripensare. È vero, il silenzio è importante, è prezioso, ma tuttavia non va per certi versi sacralizzato in modo assoluto. Tutti noi sappiamo che anche nel silenzio talvolta si insinua il demonio stesso. Quanti silenzi pesanti, pieni di rimprovero, di astio, pieni di cattiveria. Quanti silenzi che fanno male, pieni di ingiustizia, di cattiveria. E questi certamente non appartengono al Signore e non devono appartenere a noi in questo giorno. Anzi, siamo chiamati in qualche modo a vivere il tempo dell'attesa nella maniera più soave, più leggera, e questo lo si può fare talvolta proprio con il sorriso, con la gioia. Nella mia esperienza di cappellano ospedaliero non è stato difficile percepire come talvolta anche nelle situazioni più drammatiche, nelle stanze di coloro che vivono gli ultimi giorni della vita, risulta come una benedizione più efficace, più bella, più salutare, perfino una barzelletta, una parola per ridere, per sorridere, piuttosto che mille lacrime, che renderebbero la croce ancora più pesante. Allora in questo giorno vorrei pensare alla responsabilità e alla bellezza che hanno in modo particolare gli artisti, coloro che ci rendono la vita più leggera, più bella, anche in questi tempi. Va benissimo il silenzio, va benissimo la preghiera, va benissimo la riflessione per tutto quello che stiamo vivendo e vivremo ancora, ma è anche bello aver visto anche attraverso i social, i flash mob e tutto quello che in qualche modo appartiene al cuore di coloro che portano un sorriso, un momento di distensione. E tutto questo non è semplicemente evasione, ma è una compagnia preziosa che ci dà la possibilità di attendere la gioia che il Signore ha promesso all'umanità e a ciascuno di noi in maniera fraterna. Forse inconsapevolmente, mentre sorridiamo, davvero possiamo sperimentare sin su questa terra la bellezza della presenza del Gesù che ci viene accanto per darci la gioia più bella, che è quella della comunione. Dopo aver contemplato e vissuto il dolore e la speranza della Madre di Dio, rivolgiamoci ora al Padre, datore di ogni vita, e chiediamogli di trasfondere anche in noi quella fede eroica che infuse in Maria. Diciamo insieme, per la santa passione e risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la santa passione e resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, perché guidata dallo Spirito alla piena conoscenza della verità, sulle orme di Maria, viva nell'oggi la memoria delle parole e delle opere di Gesù e gli renda testimonianza con la santità dei suoi figli. Preghiamo. Per la santa passione e resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'umanità intera, sconvolta da drammatici eventi di violenza e di morte, perché volgendo lo sguardo a Cristo Signore possa rinnovarsi nella luce della resurrezione
ed esultare nel possesso della beata speranza. Preghiamo. Per la santa passione e resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti coloro che hanno smarrito il senso della vita, perché oltre la notte del dolore, del peccato e della morte, sappiano scorgere con Maria e le pie donne la luce radiosa del giorno che vince le tenebre. Preghiamo. Per la santa passione e resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi qui presenti, perché impariamo da Maria ad ascoltarci con l'umiltà del cuore e l'obbedienza della fede ai divini misteri, per vivere la beatitudine di coloro che credono pur senza aver visto, preghiamo. Per la santa passione e resurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Ed ora ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre buono, tu che ascolti sempre le preghiere dei piccoli e dei poveri, per l'intercessione di Maria nostra Madre, fa che viviamo nella gioiosa libertà dei figli di Dio e gustiamo la gioia del banchetto pasquale, per i meriti del tuo Figlio risorto dai morti, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Cuius anima gementem, contristatam et dolentem, per transivit Claudius. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. O quam tristit et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Preghiamo. Guida e proteggi i tuoi fedeli, o Signore, per l'intercessione della Madre dei Dolori, e fa che portando ogni giorno la nostra croce possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ormai manca davvero poco alla conclusione del Triduo Pasquale. Fra qualche ora, nella notte che sopraggiunge, celebreremo la veglia pasquale, la madre di tutte le veglie, attraverso la quale noi che siamo popoli in cammino intravedremo la luce della risurrezione di Cristo e quindi di tutta l'umanità. La nostra attesa
continui nella preghiera personale e silenziosa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La fede della Vergine illumini la nostra vita. La sua materna intercessione accompagni il nostro cammino incontro al Signore che viene. Andiamo in pace. Amen. Thank you.